Bertolt Brecht diceva che se la gente vuole vedere solo cose che può capire, non dovrebbe andare a teatro, dovrebbe andare in bagno. Retroscena ovviamente vi porta a teatro, dentro il processo creativo di come tremano le cose riflesse nell'acqua. E dentro la mente del drammaturgo e regista che ha creato questo spettacolo e che si chiama Liv Ferracchiati. E sarà un viaggio in un mondo in cui non si vedono solo cose che si possono capire, ma anche quelle misteriose che riguardano l'affascinante intreccio fra arte e vita. In principio il verbo spostò la materia. Per me la scrittura o agisce o niente. E allora, non perdiamoci di vista. Sognavo un gabbiano, sognavo che gli sparavo. Parassita! Chi sono? Straccione! Che cosa sono? Nullità! Pum pum pum! Io sono un'attrice! Stupida attrice, senza scopo! Sono così infelice! Ma non ho nessuna voglia di vivere. Ti è mai capitato di sentire il vuoto? Guardami. E guardami! Guardami. Mi piacerebbe essere guardata. Essere guardata. Mi ti prego, guardami, perché non mi guardi mai negli occhi? Guardami, guardami. Chi sono? Che cosa sono? Qualcuno lo sa? Chi sono? Che cosa sono? A che cosa servo? A che cosa servo? Alleati con me. Non è una guerra. Sì, mia alleata. Non è una guerra. Non siamo in guerra, cazzo! Che cosa vuoi? Lasciami in pace, vai via! Vai via! Vieni a casa con me! Io mi disprezzo! Io vi disprezzo! Io! Sono stato un vigliacco. Ho ucciso questo gabbiano in attesa di uccidere me stesso. Come tremano le cose riflesse nell'acqua. Sai che ti amo. Ti amo. E l'amore? Per me deve partire tutto dall'amore. Mi ama? Non mi ama. Mi vuoi bene? Io lo amo. Ma non posso smettere di amarti. Io lo amo disperatamente. Io lo amo ancora, lo amo più di prima. Strappo questo amore dal cuore, dalle radici. Sei così innamorato. Eccolo, l'amore, eccolo. Ma sei impazzito? Mio, 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 mio! Thank you.
facciamo tutto da capo, tutto fino a qua? Facciamo una pausa, poi quando vi siete pausati potete continuare la scena di ieri facendo la memoria di tutto e poi la vediamo in piedi? La più difficile di tutte le domande, una sorta di sinossi dello spettacolo. La trama qualcuno la potrebbe aver già sentita perché è essenzialmente la trama del Gabbiano di Chekhov. Con qualche, diciamo, indirizzo diverso, nel senso che siamo nella casa dello zio del protagonista, una casa di campagna, che in questo caso non è più in Russia ma in un'ambientazione più vicina a noi. Diciamo, c'è questa volontà di sapere cosa questo giovane scrittore, protagonista della vicenda, abbia scritto, perché sta scrivendo un testo che ha delle concordanze con la sua vita e che per questo gli crea anche qualche disagio proprio anche di raccontare che cosa sta scrivendo. Cos'è scritto? Niente. Ma come niente? Dai, sono 2 ore che picchietti sui tasti, mi hai fatto una testa così? Leggimela. No. Leggimela. Non mi va. Per favore. Dai. Magari più tardi. No, adesso. Dai, ho detto di no. Adesso basta. Alla fine queste scene vengono lette e vengono fortemente criticate dalla madre, che è una grandissima attrice di teatro. No, scusate, adesso viene fuori che quello che abbiamo ascoltato era un capolavoro. Ma non era uno scherzo? No, forse vuole insegnarci come si scrive. Lo fa per provocarmi, È presuntuoso, capriccioso! Perché se avesse voluto fare una cosa carina per me non avrebbe scritto questo delirio decadente! La trama si incentra su loro due, sul rapporto madre-figlio, con specchio della madre, questa giovane attrice di cui lui si innamora e che però lei in qualche modo non ricambierà fino alla fine, perché arriverà uno scrittore di successo che gliela sottrarrà. Perché tra me e te ci si è messo quello? Sei così innamorato? Posso essere sincero? Ho perso la testa. Per un'attricetta di provincia, come ti conosci poco. E poi c'è il tema e lo scontro della nuova forma con la forma tradizionale di scrittura e di teatro. Ma per me il teatro d'oggi è pura noia, è vuoto. Qui c'è la pretesa di nuove forme, di dar vita a una nuova tendenza artistica. Ma quali nuove forme? Ha solo un carattere di... Sei in Edda Gabler come una pistola carica, era evidente che una delle dinamiche che attraversava la messa in scena era proprio questo conflitto fra il dionisiaco e l'apollinio, fra una sorta di rispetto delle regole e invece l'istinto innato, l'intuito di volerle rompere queste regole, di voler essere in qualche modo eversivi, no? Qui in questo caso invece qual è la dinamica che attraversa tutto lo spettacolo? Cioè potrebbe essere, che ne so, l'immagine quella del lago come una placenta, un liquido amniotico in cui uno vorrebbe stare, oppure invece il desiderio di uscire, tagliare il cordone ombelicale. O di tornarci. O di tornarci nuovamente. Sì, beh, il lago sarà molto presente anche a livello visivo, sì. E anche simbolico, perché la placenta attiene al rapporto materno e, come dicevo, c'è moltissimo del rapporto tra il figlio e la madre. Il figlio e la madre, assolutamente. Sì, il figlio e la madre, che poi nel mio testo non sono proprio figlio e mamma, madre. Sì. Mamma, rispondi per favore! Dove sei? Say something, I'm giving up on you. Mi vuoi bene? È la ricerca di un patentino per esistere, che è artistico e umano. In qualche modo il figlio ricerca continuamente l'approvazione della madre, di fatto, anche quando si scontrano, no? Anche quando si feriscono. Parassita! Tirchia! Straccione! Stupida attrice senza scopo! Nullità! Say something, I'm giving up on you. Di fatto il figlio non riesce a sopportare il rifiuto
della sua arte, perché è un rifiuto verso se stesso. Quando sua madre rifiuta la sua arte, rifiuta la sua scrittura, la prende in giro, sta rifiutando quello che lui è, perché in qualche modo un artista, quando davvero fa della sua arte ragione di vita, coincide con quello che scrive, coincide con quello che fa. E quindi quando tu dici non mi piace quello che fai, stai dicendo non mi piace quello che sei. Tu sei invidioso perché non sai scrivere, e non c'è niente di peggio che dare spazio ai mediocri. E questa è una conflittualità che anche nell'originale c'è tantissimo, e che nel rapporto madre-figlio secondo me è spiazzante ma anche esplosiva. Volevo rivoluzionare il mondo e invece non riesco nemmeno a fare l'amore. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry. Come tremano le cose riflesse nell'acqua, questo è il titolo. Lo vuoi spiegare questo titolo, nel senso, se c'è da spiegarlo, perché questa scelta di questo titolo in particolare, di questa frase? È chiaro che gli spunti sono tanti, insomma, nel riflesso, nella riproduzione, nella finzione, c'è il tremore, c'è il timore anche, no? Però paradossalmente nel riflesso, in questo tremore, in questa cosa così inafferrabile, c'è forse più verità che nella realtà. Questa per esempio è una delle cose che secondo me sono affascinanti, che scaturiscono dalla lettura del titolo. Beh, intanto deriva da un racconto di Wallace, che è Caro vecchio Neon, che viene citato nel testo. Intorno a me tutto trema, come tremano le cose riflesse. Scusa, ma questo non è Wallace? Sì. E cosa fai? Copi? È una citazione. Era necessario? Sì! Questo riflesso che trema è riferito anche al lago, alla sua presenza, al fatto che in qualche modo il lago è specchio dei personaggi, a volte anche l'atmosfera del lago cambia a seconda del personaggio che lo cita. Per fortuna il lago, meno male il lago. Ciao lago! Se tu dovessi definire il tuo modo di fare regia in relazione agli attori, come lo definiresti? Una seconda scrittura, dopo la scrittura proprio vera e propria del testo, scrivo attraverso l'attore. È anche una proposta dell'attore che spiazza quello che avevo pensato e che funziona di più, e che modifica la tua scrittura. Modifica a volte anche la battuta stessa, perché magari l'attore trova il modo di dirlo in maniera più realistica, più fluida, e quindi accetto il suggerimento. Fantastico. Va bene. Avete un po' perso il ritmo qua, eh? Cioè ci sono dei punti dove l'avete sentito. Va anche molto stretto, perché c'ha dei ritmi molto più sostenuti, eh? Vabbè, facciamo un altro giro di memoria e poi ci dobbiamo lavorare. Più leggero, diciamo, meno reale. È più veloce, eh? Anche il suono dei tuoi passi è bello. Come? No, niente, una cosa mia. Anche il suono dei tuoi passi è bello. Come? No, niente, una cosa mia. Subito. Guarda, dei tuoi passi è bello. Come? Meno calcato. Perché? Cioè più innocente, perché? Quindi è una scrittura pronta a essere modificata dalla vita, diciamo, in teatro. Sì, a un certo punto poi si fissa inevitabilmente, certo, un po' mi dispiace. Rileggiamo tutto da capo, tutto, fino a qua? Dai, riproviamo un attimo, vediamo. Rifacciamola una volta allora, da capo. Ripartiamo da un po' prima? Rifacciamola un'ultima volta, dai, da capo. Dai, rifacciamo una volta fino a qua. Primo giorno di prove, prime parole, discorso ambientale, c'è stato qualcosa, ti ricordi cosa hai detto? Nel primo giorno di prove ho dovuto spiegare perché non andavamo subito sul testo cioè sul testo che stavo scrivendo, e quindi ho dovuto spiegare e soprattutto cercare di frenare la voglia di conoscere quella che era la materia con cui si sarebbero andati a confrontare, perché tu l'hai fatti partire da cieco, sì. Io ho messo le mani avanti, ho detto chiaramente voi vi dovete preparare al peggioramento, cioè non farete cieco, farete una cosa peggiore, ma sapendo questo adesso stiamo in cieco, stiamo con lui e approfondiamo i personaggi. Invece cosa pensi che gli dirai il giorno prima dell'apertura del sipario? Ma io quello che dico sempre prima di un debutto, io vorrei che si divertissero. Il vero attore secondo me in scena si diverte da matti, cioè ha proprio piacere di fare quello che fa, e quindi bisogna anche prendersi in teatro, bisogna prendersi meno sul serio. Si play. Sì.
e bisogna giocare, esatto. Per oggi le prove sono finite. Grazie a tutti del lavoro, ci vediamo domani. Ma non andiamo a casa? L'hai fatto per la macchina. Ah! Ah! Io mi ricordo che una volta Valerio Binasco mi disse, dice, sai qual è la domanda più difficile da fare a un artista, a un attore, eccetera? Come stai? Io partirei da questa domanda, come stai? Ringrazio allora anche Valerio Binasco per il suggerimento. No, in realtà sto bene, nel senso che c'è molta stanchezza perché siamo addirittura d'arrivo, però sto bene perché ho avuto la fortuna di incontrare un gruppo di attori che artisticamente e umanamente hanno creato un percorso con me in maniera molto, viene a dire, sì, dialettica, quindi c'è stato un confronto, uno scambio arricchente. Io ovviamente so quasi nulla di più rispetto a quando ci siamo visti a ottobre del 2023, no? 3 mesi fa. Cosa è cambiato? È chiaro che io sin dall'inizio avevo una forte attrazione per il nucleo madre-figlio, perché questa scrittura per me si origina dalla scena della bendatura originale cecoviana, quella del terzo atto, quando Arcadina si trova quasi costretta a cambiare la fasciatura a Kostya dopo che ha tentato il suicidio. Di quella scena mi ha sempre colpito profondamente la disperazione e la tenerezza con cui Kostya chiede alla madre di fatto di prendersi cura di lui, di amarlo, e la difficoltà lirica e tragica, e anche, come poi nella scrittura di Chekhov succede, anche comica, di Arcadina di non riuscire ad essere madre. Perdona la tua mamma cattiva! Non è cosa per te essere madre. Tu non sei una madre. E quindi ha preso di più per me il centro questo rapporto madre-figlio, che diventa emblematico anche del racconto della ricerca di riconoscimento. E la cosa di cui piano piano ci siamo accorti, mi sono accorto, ma ci siamo accorti tutti lavorando in gruppo coralmente, è che questa richiesta di riconoscimento c'è da parte di tutti i personaggi. Allora, vorrei provare a chiederti una definizione persona-personaggio. Allora, partiamo. Laura Marinoni, Arcadina. Ho visto che nel copione hai messo una sorta di breve didascalia accanto a ogni personaggio. Nel caso di Arcadina, appunto, Laura Marinoni, grande attrice forse in declino. Il punto di contatto è questo enorme talento che indubbiamente entrambe hanno. Credo che poi ci siano molti punti in contatto di diversità che rendono l'interpretazione di Arcadina da parte di Laura particolarmente interessante, proprio perché c'è distanza. Ad esempio, Arcadina è un personaggio che ha una freddezza, che ha una incapacità di contatto fisico, cioè è distaccata, no, nei confronti del figlio e anche degli altri. Laura, quasi anaffettiva. Anaffettiva. Laura è una persona molto calda, non ha questa caratteristica. Roberto Latini, Trigorin, uno a cui piace pescare ma deve scrivere. Qui credo che ci sia una distanza assoluta tra l'interprete e il personaggio, che secondo me è un personaggio veramente divertente da fare, anche se tragico, perché poi lui è di successo, come si diceva prima, però è consapevole di essere bravo ma non eccellente. Mi rendo conto che so scrivere soltanto di qualche bel paesaggio e il resto è falso, fino al midollo. Quando morirò, se morirò, sulla mia tomba ci sarà scritto: qui giace un romanziere niente male, ma certo Wallace. Senti, è vero che entrambi, sia Roberto che Laura, tu hai detto, quando li hai invitati a far parte del progetto, a vostro rischio sì, e pericolo? Sì, sì, verissimo. La
Nicola Pannelli, che fa poi lo zio Sori nel Fratello di Arcadina, uno che voleva essere ma non è stato. Lui è uno che cambia tantissimo, quindi un personaggio anche distante da lui, per lui è molto divertente andarlo a ricercare, sì. Marco Quaglia, che fa il dottore Dorn, uno sazio della vita. Sì, è anche uno che è molto attento e osserva, è sicuramente una caratteristica del dottore di Dorn. Camilla Semino Favro, che fa Masha, sì, la vicina, per il vicina. Nostro... una che porta prugne e lutto per la sua vita. È molto diretta nel dire, c'è cioè questa, non so, perché le battute di Masha sono molto sempre scagliate e lei ha un po', come a delle volte, frecce, in alcuni, no? Sì, in alcuni momenti ha questa caratteristica. Petra Valentini, che fa Nina, no, che dice una che voleva fare l'attrice alla rivoluzione. Beh, la nostra Nina è più grande rispetto all'originale, quindi è una ragazza più matura, meno ragazzina, meno naif. Mi piaceva che fronteggiasse il romanziere, allora ho pensato che Petra poteva essere giusta per questo. Gli esordienti abbiamo Giovanni Cannata, che fa Costia, no? Tu gli avevi detto a suo tempo, all'inizio delle prove, l'avevi invitato a non abbassare mai l'asticella, l'ha abbassata? È quello che deve fare delle cose, tra le cose più difficili che ci sono nello spettacolo, quindi non lo sto mai mollando e penso che tra un po' si rivolterà. Cristian Zandonella, che appunto non doveva esserci. No, Cristian inizialmente non doveva esserci, però è venuto come assistente volontario alla prima settimana di prove e si è dedicato al lavoro con estrema dedizione. Intanto, cioè mi ha proprio colpito il modo in cui lui lavorasse e si prestasse a lavorare al personaggio, anche se non c'era un obiettivo o non c'era niente da guadagnarci, non so come dire, se non fare un'esperienza così di studio per lui. Tre mesi fa ti chiesi appunto perché la gente dovrebbe venire a teatro a vedere Ferracchiati e non andare al bagno. Adesso invece ti chiedo, a ridosso del debutto, cosa vorresti lasciare in loro con Come tremano le cose riflesse nell'acqua? Beh, visto che si è parlato prima di questo atto linguistico performativo, di questa parola che un minimo cambia rispetto a quando si è entrati, anche a livello di piccole percezioni e sensazioni, beh, quello mi augurerei. Ti domando perché scrivi. Rispondo che in principio era il verbo. In principio il verbo spostò la materia. Per me la scrittura o agisce o niente. Mentre scrivo, a volte succede qualcosa. Cosa? Non lo so, è come se la scrittura entrasse nella vita. Salute. Mi è sembrato di sentire rumore, rumore, la, la, la paura, io da sola non mi sento. Che c'è? Che fu? Gofu, gofu. Mai, 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 e ti giuro che stasera. Che sorpresa. Nel 1989 tu non eri nata. Non eri nata, no, c'avevi mezz'ora, Io invece ero già. La scuola di proietti, estratti a sorte, insomma, ognuno doveva fare delle cose. Io con Gabriele Cirilli e Nadia Rinaldi, insomma, della scuola, eravamo. Veniamo mandati a intervistare Nino Manfredi a casa. Io la cassetta audio l'ho ritrovata, c'è una grandissima lezione, come dire, di Nino Manfredi sul teatro e a un certo punto parla di gente di facili costumi, perché l'aveva già fatto. Ora, sarà banale, però per me non lo è, ed è una mia piccola favola, che se nel 1989 mi avessero detto guarda che tu poi nel 2024, insieme a una super fantastica attrice, farai un omaggio a Nino Manfredi, avrei detto vabbè. E invece alle favole ci devi credere. C'è Ranocchio, c'è la principessa, c'è la favola e c'è Nino Manfredi che lo omaggiamo al massimo della nostra possibilità. Possibile. Ecco, diciamo una cosa, perché non stiamo rincorrendo un'imitazione. Quello era un marziano,
noi siamo umani, però ecco, nessuno di noi è impazzito e dice abbiamo fatto riapparire sul palco di noi. No, decisamente. Siamo pazzi, ma ecco, una pazzia. Una pazzia che è contenuta. Sì, ecco, sì. Siamo contenuta. A piede libero. Vi posso dare un consiglio? Sì. Rifugga questo suo approccio popolaresco alla vita, sembra Anna Magnani. Francesco, Francesca! E grida. Piano, piano. La bellezza del silenzio, c'è anche la canzone. La voce del silenzio, il silenzio ci parla. Cosa dice il bardo? E tutto il resto è... noia. Quello è Califano, Shakespeare. Ah. Se ci vedete all'improvviso più serie, perché è arrivato pure il regista, c'è Luca Manfredi, all'improvviso dice perché non ridono più? Siamo diventati istituzionali. Se all'improvviso ci vedete così, attori da teatro stabile. Lei perché torna sempre a quest'ora? Perché lavora in ospedale, sì. Al reparto fratture. E se fratturano solo de notte? Papà scrisse questa commedia nella seconda metà degli anni Ottanta insieme a un altro autore, Nino Marino, e poi lui la portò in scena nell'88 con Pamela Villoresi e poi in seguito con Lia Tanzi. E quindi poi a distanza di 35 anni ci è venuta voglia di fare un omaggio a papà facendo una nuova edizione di questa commedia. Scusi, una mia curiosità. Queste le mettete in corsia per rallegrare i pazienti, mi è sembrato di... Ah, ah, caramba! Ah, 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 che sorpresa! L'idea di Luca era farlo per i 100 anni della nascita, cioè il 2021. Sì. Poi la vita fa altri pensieri. E poi sotto abbiamo aspettato, e devo dire abbiamo fatto... Dai, dillo tu che sei giovane, un work in progress, secondo me. Sì, cioè, sì. Perché abbiamo fatto a spezzoni, prove, vedendoci, poi lei lavorava. Le lavoravo, Luca. Quindi ogni tanto, però con grande serietà. Rigore. Sì, non è che dici come a calcetto, ci cioè vediamo giovedì. Di mese in mese ci vedevamo, ci rivedevamo. E quindi è stato anche molto bello il viaggio limando, tagliando, abbiamo aggiustando. Abbiamo fatto prima un grande lavoro di scrittura. Sì. Cioè abbiamo... Quello lei, perché io sono più attore di estrazione popolare così. Io aspettavo che fosse pronto il commento. Fatemi dire battute. Poi, tra l'altro... L'intellettuale della coppia è lei. Io nasco grecista. Ah, straniero? Paolo parla perfetto italiano, ah, non l'avrei mai detto. Con mamma arrivammo da Atene, che avevo 2 anni. Questa è una storia che ha 2 personaggi, questo Ugo e quest'Anna. Lui è un maturo sceneggiatore di scarso successo che vivacchia scrivendo cose che non gli piacciono. E lei è una giovane prostituta siciliana che si è trasferita a Roma per fare la vita. L'incontro tra questi 2 personaggi è un incontro casuale che è dettato da un banale screzio condominiale. Purtroppo per me io sono quello del piano di sotto, il suo pavimento è pure il mio soffitto e io non so più come difendermi dalla sua fragorosa vita notturna. È proprio l'incontro tra 2 pianeti che normalmente orbiterebbero molto distanti, che però il destino vuole mettere sulla stessa traiettoria. Ho capito, faccio un poco di rumore, ma io che ne so che c'è lei sotto che sente tutto. Questa storia si porta avanti nel conflitto, perché poi è il conflitto che genera la narrazione e da lì in realtà cominciano a scoprire del quanto c'è in comune tra loro. E da questa cosa nasce poi un'infatuazione, un innamoramento che sboccia. Non dire tutto. No, scusa, no, infatti c'è un gran finale che sì, però è a sorpresa, giallo, di cui non vi diremo. C'è l'omicidio. C'è. No! Cioè, presunto. È commedia. Scrivo per la TV e per il cinema. A me mi sarebbe sempre piaciuto fare il teatro. E con questa dizione così pulita, perché non ha tendacio? Questa commedia è una... paradossale lezione di vita, dove è la giovane prostituta ignorante, però positiva e pragmatica, che insegna invece all'intellettuale frustrato, che si sente non capito, non riconosciuto nella sua arte, a come si deve vivere. E quindi è come un invito a recuperare i valori più importanti e anche la propria dignità, cioè che non bisogna svendersi. Sa cosa mi ferisce veramente? Che lei possa aver pensato che raccontandomi la verità io mi sarei scandalizzato. Questo di segnale non le è arrivato. Il più bello, che sto cercando di rispettarla. Ed anche Anna, a suo modo, poi lei si ritiene un'onesta. Dice, rispetto a tutto quello che vediamo oggi nel mondo a cui assistiamo, alla fine quella di facili costumi sono io. Lei in certi momenti è molto più sì, coerente, sì. Lei di me, che appunto... sogno film appunto da cinema d'essai e poi scrivo i filmetti polpettone.
In quel momento quello di facili costumi per sono gente che oltretutto non stima, che non gli piace, che disprezza. Io vendo il mio corpo in cambio di soldi, e lei? Lei che si vende tutta la sua bella anima, la sua intelligenza, lei che scrive cose che le fanno schifo. Io nella mia vita sono, come dire, di me stesso la prova provata che quel poco o tanto che ho fatto nella mia carriera non ho dovuto prendere né tessere né cose, né fare cene particolari né appuntamenti cose. Quindi c'è la possibilità, non lo diciamo pure magari un giovane che vuole fare il mestiere, è difficile e complicato, ma si può fare, come dire, come lo fa Giulia, come lo faccio io, con rigore, e che se c'è una cosa che non capisci te alzi e te ne vai. Cioè a me è capitato di finire in serate che non capivo e c'è buonasera, buonanotte. Anche a me. E buonasera, buonanotte. E uno conserva i propri costumi. Dobbiamo invitare a cena il produttore Gargiulo. Noi facciamo che io sono sua moglie. Secondo lei io spingo mia moglie tra i braccia di Gargiulo? Ma io non sono sua moglie. Ma Gargiulo non lo sa, penserebbe di essere andata a letto con mia moglie. E io sta proposta, proprio questo genere di proposta, non lo posso accettare. La moglie no! Casomai la sorella. Ho fatto un po' troppi anni bellissimi, non mi piace la parola successo, di grandissimi esiti, dove, ecco, non di facili costumi, però mi sono ascoltato poco. I miei progetti sono continuare le lezioni di scherma, perché ho fatto un bellissimo film sulla scherma per Rai 1, è come giocare a scacchi in movimento, quindi sudo pure, mi tengo in forma, è tutto, e poi ci riporta al teatro, a parte c'è la maschera, ma poi è tutta finzione. Io voglio farti credere che ti attaccherò lì, tu intanto fai finta che mi è, e fingiamo come a teatro. E poi mi sono fatto un regalo, finalmente mi sono iscritto a scuola di musica e a quasi 60 anni ho ricominciato a fare lezioni di trombone. E poi il teatro, un sogno è chiaro, se ci sarà una tournée, certo Senza Sbrigano, piano uno più giovane, ci sarà Giulia con uno che mi somiglia. Ma pure una più giovane, perché Senza Sbrigano. Ma non, cioè, io progetti... Di quest'estate? Quest'estate? Quest'estate sarò al Teatro Greco di Siracusa. In realtà io sono il suo manager. Esatto. Leo Muscato farà un Miles Gloriosus a Siracusa, tutto al femminile, e io sarò il Miles. E quindi questo l'Amiles in questo caso. Non sai, occhio asterisco, l'Amiles, il presidente. L'Amiles glorioso ser femminile. E poi insomma quello che arriva, insomma, vediamo che succede. Sì. L'anno è in corso, anche un bar. Ragazzi. Insomma, un chiosco, magari le Maldive a quel punto a dover scegliere. Io prima o poi, non mi prendete per matto, io amo mangiare cosa? Io avrò. Io no. Se ti distrai, senti un braccio morso, io avrò un food truck. Perché per me andare in giro e cose, il cibo è allegria. Però di dove? Davanti al mare, poi vediamo se in Sicilia. O cosa, partendo da vicino, ma ce l'avrò. Ecco, bello, mi metto fuori, perfetto, bellissimo. Cioè prendi il pubblico e voi siamo tutto insieme. Ma guarda che lì faccio i soldi, io ragazzi. Un progetto unico. Poi la tragedia greca, si entrava col cesto col cibo, fino al tramonto, io faccio. La gente partecipa, se porta la magna, scusami. Faccio il panino Miles, faccio il panino Medea. Grazie. 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 Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la rubrica Che teatro fa? Vediamo insieme le previsioni meteo-teatrali per le prossime giornate. Al nord della nostra penisola un'atmosfera di tenera drammaticità stazionerà sul Teatro Toniolo di Mestre, dove dal 21 al 25 febbraio è in scena Ciarlatani con Silvio Orlando. Una divertente satira sul mondo del teatro e del cinema, ma anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo dentro e fuori la finzione. Io vedo quello che mi porto a casa come spettatore è che tu non hai voglia di stare qui, tu come attrice non hai voglia di stare qui. Quella cosa che mio padre mi credeva era stata molto importante per me. Questa cosa di fare l'attrice l'ho presa da mio padre. Thank you.
spostiamo nel centro Italia e precisamente a Roma, dove si segnala una certa instabilità meteo-teatrale. Il Teatro Argentina, infatti, fino al 3 marzo sarà coperto da nubi drammaturgiche visionarie e lucidamente disperate generate da L'Albergo dei Poveri, dramma corale di Maxim Gorky portato in scena da Massimo Popolizio. Una riflessione filosofica e morale sul destino umano è un atto di denuncia delle condizioni di vita di una parte di società tutt'altro che scomparsa. In un mondo avvolto nelle tenebre come quello in cui noi viviamo, io credo che un cieco dovrebbe vederci meglio della maggior parte della gente. Anzi, io credo che in un mondo avvolto nelle tenebre come quello in cui noi viviamo ci siano parecchi buoni motivi per augurare a qualcuno la cecità. I ciechi non consumano candele. No, oh, i ciechi possono vedere al buio. Infine al sud, sulla città di Siracusa, si segnala una variabilità malinconica e a tratti fiabesca che avvolgerà il Teatro Comunale, dove il 27 e 28 febbraio Emma Dante dirige Misericordia, una favola contemporanea che racconta la fragilità delle donne e la loro disperata e sconfinata solitudine. In questo spettacolo esiste una profonda miseria, la miseria intesa come povertà, cioè come proprio qualcuno che non c'ha proprio niente, e che vive in un tugurio, in un sotterraneo fatto di, cioè dove appunto c'è solo una specie di letamaio, insomma, in condizioni indecorose per la vita, e nello stesso tempo esiste in questo spettacolo una fabbrica dell'amore. Queste le previsioni meteo-teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che sulla nostra pagina YouTube e sull'app Play 2000 potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete. Non perdiamoci di vista.